tutti benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono LB Makeup Love. Prima di iniziare questo video, come sempre vi invito ad iscrivervi sul mio canale, a lasciare un pollice in su e ad attivare la campanellina. E siamo nella settimana più attesa dell'anno, la settimana del Black Friday, dove acquisti si fanno e vanno via tanti soldi. Allora, vabbè, io ho fatto già danni perché diciamo che i saldi pre Black Friday sono già iniziati da 10 giorni, quindi non ho atteso 25, ma diciamo che mi sono fermata con i danni. Quello che ho comprato, che vedrete nel prossimo video, ho comprato, quindi niente più. Sicuramente il giorno del Black Friday un unico acquisto che farò è un capo di abbigliamento, cioè il famosissimo cappotto da Zara, sperando che metterà diciamo una scontistica decente. Comunque, in questo video più che altro quello che vi voglio parlare, consigliarvi quei siti che effettivamente fanno delle scontistiche che non si trovano durante l'anno, piccole chicche, piccoli consigli su come poter anche risparmiare qualcosina in più oltre al classico sconto del Black Friday. Allora, diciamo che non vi elencherò tanti siti, sono ovviamente i siti dove effettivamente ho visto che già da oggi, vabbè, io sto registrando questo video oggi che è sabato, il 19, ma diciamo che i saldi per la settimana intera sono iniziati ieri che era 17, 18 scusatemi, vabbè, lasciamo stare, però sperando che nel momento in cui pubblicherò il video, che sarà martedì 22, qualcosa sarà rimasto appunto in questi siti. Allora, il primo sito che sicuramente vi vado a consigliare è un sito completamente made in Italy, cioè ovvero Bio Boutique La Rosa Canina, perché quest'anno, cioè, ha sorpreso con i saldi. Cioè ha diciamo una sezione al 35% su alcuni brand, il 30, il 20, il 25 e il 20. Allora, il 35% io ho il telefono a portata di mano perché appunto voglio farvi vedere quelli che sono appunto i sconti, se conviene, non conviene, perché ci sono alcuni siti che ho visto che hanno alzato il prezzo di costo per poi piazzare sì il 30-33%, ma alla fine la vera scontistica non è quella lì. Allora, Bio Boutique La Rosa Canina, come vedete, ha il 35% su Nabla, Giada, Camilla e ovviamente il loro marchio di dei prodotti skin care e quant'altro. Di Nabla conviene veramente tanto, togliendo solo alcune novità, vabbè, non ce l'ho sotto mano, i rossetti che sono mi sa al 20%, le matite labbra sono al 30%, come anche il Cupizzarro, soprattutto le ultime colorazioni sono comunque al 30%, che comunque non è male. Però tipo le palette, il mascara e tanti altri prodotti di Nabla sono al 35%, che conviene veramente tanto. Quindi sicuramente, se avete da acquistare qualcosa di Nabla, ovviamente non le novità, vi consiglio sicuramente ad oggi, cioè sabato 19, di acquistare direttamente sul sito di Bio Boutique La Rosa Canina, che poi ripeto, lo vedrete martedì, ma tanto comunque Bio Boutique La Rosa Canina gli sconti li porterà fino a fine mese, quindi fino all'ultimo weekend del Black Friday, quindi 26 e 27. C'è anche un'ottima scontistica su Mesauda, che è al 30%, anche se se dovete acquistare Mesauda non vi conviene direttamente su Bio Boutique La Rosa Canina, ma vi conviene sul sito ufficiale, ma ora arriverò anche lì. Quindi sicuramente, ripeto, Bio Boutique La Rosa Canina è un sito che ormai ci acquisto da un anno, è un sito super affidabile, super veloce, soprattutto con la consegna, cioè realmente in 2-3 giorni, come viene riportato dal sito, vi arriva il pacco, cioè è una cosa veramente assurda. Poi ovviamente sono molto carini, mettono sempre dei campioncini, vabbè, diciamo che è un po' tutti.
Io vi dico la verità, volevo acquistare proprio con questi sconti, visto il 35%, però vi dico 80 skincare, sia aperta che da aprire, da provare, quindi diciamo rimanderò in un secondo momento, però volevo provare tantissimo i loro prodotti, soprattutto il burro struccante, perché ne ho sentito parlare veramente bene, però attualmente ho aperto quello di Mulac, il nuovo, l'olio struccante, ho anche aperto quello di come si chiama? L'olio struccante della Nivea, ho comunque cioè, da parte quello di Giada, quindi diciamo, però è una cosa che sicuramente voglio provare. Un secondo sito che vi voglio consigliare, che magari può essere scontato, però vi voglio dare un consiglio su come poter risparmiare ancora di più, cioè ovvero Pinalli. Pinalli da inizio di novembre, come ben sapete, sta applicando ogni weekend il 30% quasi su tutto. Fino all'anno scorso veramente applicava o il 30 o il 33%, veramente su tutti i brand. Però adesso ho visto che su alcuni siti, su alcuni prodotti tipo Dior, Chanel, lì sta iniziando ad andare ad esclusione, più o meno come sta facendo Sephora purtroppo. Però c'è un piccolo consiglio, un modo per poter risparmiare, che ho scoperto con l'ultimo ordine, l'ultimo, perché questo mese da Pinalli ho fatto ben tre ordini, diciamo che basta, c'è la possibilità di poter risparmiare di più. Cioè, ovvero, sapete che mi vedo come se, ok, mi sentivo come se avessi il rossetto sbavato, quindi scusate, dicevo. Sapete che da Pinalli c'è la Fidelity Card che dà la possibilità a ogni euro speso un punto. Arrivate a 150 punti almeno minimo, avete 5 euro, così via, 300 punti, 10 euro, 450, 15 euro e così via. Fino a poco tempo fa, vi parlo fino a penultimo ordine, lo sconto che potete riscattare appunto con i punti non era accumulabile con gli sconti attivi. Invece adesso sì. Io ieri mi sono riuscita a portare, diciamo, l'ultimo ordine che ho fatto, perché ho preso nuovamente il correttore, ve l'avevo già anticipato, quello di MAC, il Pro Longwear Concealer, che è il mio preferito, e nuovamente la cipria di Diego Della Palma, quella in polvere libera. Sono riuscita a portarla due, cioè loro due più per arrivare alla somma, una maschera di Bioficina Toscana, sì, si chiama così, vabbè, lasciamo stare, perché adesso rivende anche Pinalli, con un costo di 39 euro. Tre cose, come ho fatto? Perché ho riscattato un buono di 10 euro ed era accumulabile, quindi alla fine io mi sono portato il 50% per ogni pezzo, cioè la cipria mi è venuta 20 euro da 35 euro, il correttore da 30 euro, cioè che anche quello, il correttore di MAC è aumentato veramente tanto, io fino all'anno scorso lo pagavo 25 euro, 26 euro, cioè adesso vabbè, però me lo sono riuscita a portare a casa con 17 euro, che poi ancora non mi è arrivato, vabbè, però. Cioè, veramente conviene. Quindi, se avete dei punti, ricordatevi, diciamo che adesso sicuramente la prossima scontistica di Pinalli sarà direttamente il 25. Loro non fanno mai una settimana intera, fanno sempre il weekend per poi terminare con diciamo la scontistica bella sostanziosa direttamente il giorno del Black Friday. Anche se secondo me quest'anno avremo qualcosa in più del 33%, perché vedo che tipo Mulac sta dando, arriverò anche a parlare del sito di Mulac, prodotti tutto al 35%, come anche Misauro dal 30 al 60%, quindi non lo so perché ho questa sensazione che Pinalli quest'anno applicherà il 2% in più rispetto agli altri anni, però potete tranquillamente, sapete, potete riscattare dei buoni, almeno. A ieri era così, non credo che possa cambiare la cosa per il giorno del Black Friday, però fate il tentativo perché è molto importante, come anche altri siti. Ho visto, ho fatto anche un altro ordine, tanto per cambiare, su Profumerie Sabbioni. Anche loro usano lo stesso metodo, sì, ovvero, vabbè, loro non tanto con la Fidelity Card, loro hanno la Ethos Card,
ma più che altro iscrivendosi alla newsletter, siccome io ho tante mail e cerco sempre di poter risparmiare, quindi cerco sempre di registrarmi con email diverse, vi arriva lo sconto di 5 euro e le 5 euro sono cumulabili con degli sconti già attivi, quindi, e lo fanno anche Misauda, lo fanno tanti altri siti, quindi prima di chiudere un carrello, fate questi tentativi, perché no? Perché poter risparmiare quel 10-15% in più. Quindi diciamo che Pinalli, appunto, ve lo consiglio soprattutto per questo, perché poi alla fine il 30%, non è il 33%, ma il 30% lo potete comunque avere nel mese del vostro compleanno, quindi alla fine, però diciamo che Pinalli comunque è un sito dove compro appunto spesso, è abbastanza affidabile, ha comunque tanti brand, ora ha integrato appunto Biofficina Toscana, ha integrato anche CeraVe, Nuxe e tante altre marche che ad oggi erano, cioè fino a ieri più che altro, erano difficili da recuperare, reperibili, ma dove magari si potevano trovare era su Lookfantastic, invece adesso, cioè voglio dire, cioè mi piace questa cosa, quindi più shopping. Un altro sito invece, oltre appunto questi due, vi vado a consigliare, questa volta non un sito made in Italy, ma parliamo di Cult Beauty. Allora, non mi sentirete parlare di consigliarvi Sephora, perché tanto Sephora alla fine si sa, sperando che poi magari ci sorprende, mette sempre lo stesso sconto, 20-25% su tutto, e magari il giorno, il lunedì, il Cyber Monday va a dare, mi sa, il 25-30% per una somma minima di 150 euro, e il 20% poi su al di sotto dell'altro, diciamo, ok, mi sto già impappinando, vabbè, non ce la facciamo più, dicevo, il 20% su al di sotto appunto delle 150 euro. Anche perché poi Sephora, non so se avete notato, ha aumentato veramente tantissimi i prezzi. Ecco perché arrivo al punto a consigliarvi Cult Beauty, perché Cult Beauty, allora, in questi giorni, allora, sta facendo il 30% di sconto su Anastasia, Huda, Olaplex, Pat, Megrand, poi chi più, c'è anche, avevo visto, allora, vabbè, Huda, sì, Benefit anche, e tante altre marche magari, anche It's Cosmetics c'è al 30%. Purtroppo no, su Charlotte Tilbury, perché ho detto che magari mi lancerò un altro acquisto, se proprio proprio, se mi becco un bel 30% su prodotti di Charlotte Tilbury, perché voglio prendere il bronzer. Il bronzer, quello in crema, quella è una cosa che devo acquistarlo assolutamente. Sono stata una scema che 2 settimane fa ci fu un bug su Zalando, maledetta me. Però avevo già fatto danni con il bug di Sephora, tanto vedrete tutto appunto nel prossimo video, dove su Zalando passava, visto che rivende anche gli stessi prodotti di Sephora, il 22% anche su Charlotte Tilbury. È durato 2 o 3 ore quel bug, ma io non l'ho preso, cioè io mi portavo a casa, perché poi avevo un ulteriore 5 euro. In che senso di sconto? Perché Zalando sconti in caso di newsletter non le dà più, però io molte volte acquisto, diciamo, anche per comodità, ma anche per accumulare più sconti sia su Zalando che su Amazon e su altri siti, con il servizio di Klarna, perché avete la possibilità col servizio di Klarna fare degli acquisti sempre con la vostra carta, sempre col suo vostro metodo di pagamento, però direzionare il pagamento in 3 rate, e con Klarna, come anche Scalapay ad oggi non lo fa ancora, per ogni euro speso vi dà un punto, arrivate a 500 punti vi dà 5 euro di sconto, quindi che sono da utilizzare su Zalando, Amazon. Quindi avevo questo 5 euro di sconto, quindi alla fine su Charlotte Tilbury il bronzer su Zalando me lo sarei portato con la bellezza a casa di 34 euro. Vabbè, sono stata veramente una scema. Spero
Speriamo che, ripeto, metterà qualche sconto perché lo prenderò. Però dicevo che su Cult Beauty, oltre, vabbè, questi sconti, sicuramente venerdì metterà il 30% su tutto, almeno credo, però conviene, vi dico, io alcuni marchi, anziché acquistarli su Sephora, li acquisto direttamente su Cult Beauty. Vi faccio l'esempio, il perché. Perché veramente Cult Beauty quando fa degli sconti, ma sono degli sconti reali, a prescindere da questa settimana del Black Friday. Allora, vi faccio... Allora, eccolo qua. L'Hollywood Flower Filter, appunto di Charlotte Tilbury, su Cult Beauty costa 40,60 euro. Allora, non lo trovo. Ovviamente, quando cerco le cose, vabbè, ovviamente. Ok, l'ho trovato finalmente. Costa 40,60 euro. Voi immaginate con lo sconto, ma lo sconto se non sarà il 30% per il Black Friday, comunque almeno una volta al mese il 25% lo fa Cult Beauty ed è diciamo spendibile questo 25% su quasi tutti i brand, tra cui Charlotte Tilbury, Huda, Anastasia, cose che purtroppo Sephora non lo fa. Vi dico. Su invece i furbetti di Sephora, ecco perché compro veramente poco, tranne in caso di bug, come è successo, costa 45 euro. Vediamo se metterà a fuoco. Eccolo qua, 45 euro. Parliamo già di 4,40 euro. Quindi con un bello sconto del 20-25% ve lo portate a casa con 30 euro. 30, mettendo il 25%, 30 euro. Invece, Sephora più del 20% su Charlotte Tilbury. Almeno ad oggi non l'ho mai visto. Quindi, eppure, casi proprio rari. Quindi, Sephora per me ha veramente pochissimi soldi. Ecco perché non ve lo consiglio. Ripeto, io vi consiglio tantissimo Cult Beauty. Non c'è dogana perché hanno un magazzino ovviamente in Europa, è affidabile anche con l'imballaggio. Ho comprato parecchie palette, non mi sono mai arrivate rotte. E poi, ripeto, avete comunque sicuramente, oltre che lo sconto, avete comunque dei prezzi effettivamente reali e non che si aumenta per poi far vedere che c'è una scontistica in più, ma alla fine la scontistica in più non lo è come fa Seth. Quindi sicuramente, ripeto, Cult ve lo consiglio. Un altro sito dove appunto vende tante marche, vi vado a consigliare sicuramente Beauty Bay, però attenzione a Beauty Bay perché se ci avete già ordinato, purtroppo la pecca è le spedizioni veramente lunghe, lunghe, lunghe. Sono più di 20 giorni. L'ultimo ordine che vabbè mi hanno fatto solo innervosire perché mi è arrivato. Oltre che l'ordine dopo 20 giorni, ma sono, vi dico, non avevano inserito il numero civico. Quindi meno male che ho la cugina di mio marito che lavora GLS, quindi sono riuscita a recuperare il pacco perché sennò sarebbe tornato indietro e dovevo aspettare che Beauty Bay doveva comunicare tutto il casino che voi potete immaginare. Quindi, ma nonostante questo, mi mancavano, c'erano anche tre prodotti miei, che poi vabbè mi hanno rimborsato e va bene, però. Nonostante tutto, io ve lo consiglio perché ha comunque dei brand. Cioè, ha di tutto e di più, da low cost agli end, prezzi comunque nettamente più bassi, sempre in confronto con Sephora, e in più ha degli sconti veramente pazzeschi. Cioè, siamo in questa settimana, che sicuramente saranno sempre gli stessi del Black Friday, abbiamo il 50 fino al 50% su tanto. Allora c'è Anastasia al 30%, Anastasia Beverly Hills, c'è anche il 20%, vabbè, su CeraVe, ma non vi conviene su CeraVe perché tanto comunque avete uno sconto maggiore su Pinalli, poi almeno lo avete sicuramente in 2-3 giorni l'ordine. Su Olaplex, vabbè, no, lì non conviene. Allora, su Melt Cosmetics il 30% su tantissime cose. E poi, non
anche brand, so che non dovrei dirlo, però tipo brand come Maybelline, come vi faccio l'esempio, L'Oreal, Nabla, che sono reperibili anche appunto sui siti che vi ho appena nominato, Pinalli e altri, ma costano meno, vi dico la verità. Cioè, io ho visto la differenza sulle tinte labbra, quelle effetto vinilico, costano meno su Beauty Bay e comunque, cioè, ha anche più colorazioni rispetto a Pinalli. Ripeto, non dovrei dirlo perché io adoro comprare da Pinalli, però. E in più ad oggi c'è uno sconto del 25%. Io sto aspettando che arrivano le nuove colorazioni, anche perché vi dico, Beauty Bay, la cosa buona di Beauty Bay ha sempre, come esce una novità, dopo 3 giorni già è sul sito. Quindi questa è la cosa buona di Beauty Bay. Ah, Cult Beauty un po' meno, per dire la palette di Natasha Denone, è vero che era in esclusiva prima l'uscita su Sephora, però è arrivata dopo 3 settimane. Infatti io la palette poi di Natasha Denone la presi da Sephora a malincuore, che poi mi sono sentita di fottere perché dopo 3 giorni che l'avevo acquistata c'era il 20%. Vabbè, questo lasciamo stare. Però, ripeto, Beauty Bay comunque è sempre aggiornato con le novità, quindi quello ve lo consiglio. Altri due siti che mi hanno sorpreso, di cui ci ho fatto veramente dei danni, è stato Misauda, che se siete iscritti alla newsletter avete sicuramente ricevuto l'email con l'accesso riservato per il Black Friday, dove avete gli sconti dal 30 al 60%, infatti, già. Ma non solo, potevate anche applicare i vari sconti che ci sono in giro, quello di Liquors Beauty, o anche magari se vi eravate appena iscritti, vi è stato inviato uno sconto del 20% newsletter 20 che era cumulabile con gli sconti attivi. Cioè io ho acquistato le tinte labbra, le nuove di Misauda, che quelle ve le consiglio assolutamente di acquistare, infatti ce l'ho, sono super vellutate, non seccano le labbra, cioè sono pazzesche. Io le ho portate a casa con 8 euro anziché i 15,90 euro da prezzo che costano. Anche i nuovi ombretti. Ho preso una colorazione dei nuovi ombretti che appunto vedrete nel prossimo video. Io l'ho pagato 11 euro perché oltre a esserci il 25% c'era anche l'ulteriore 20%. Cioè, Mesauda mi ha veramente sorpreso. Quindi lì vi conviene assolutamente dare un'occhiata, anche perché Mesauda comunque va sempre a ristoccare appunto quelli che sono i prodotti, come anche lo fa Bio Boutique La Rosa Canino. Quello mi sorprendono di appunto Bio Boutique La Rosa Canino, in questo caso appunto Misauda. Cioè, come finisce un prodotto massimo 24 ore già è di nuovo disponibile, tranne in collezioni magari esclusive, limitate, però cioè, assurdo. Quindi date un'occhiata su Misauda. Mulac, un altro sito, è ultimo, mi ha sorpreso, cioè il 35%, sempre con l'email riservata come con Misauda, e cioè il 35% su tutto il sito. Allora, cioè spettacolare. Ok, vabbè, che scusatemi perché mi richiedeva, cliccandoci sul link, mi richiedeva di nuovo di inserire i dati di la login. Cioè, guardate le mail, 35% su tutto con il codice Black35, che sicuramente poi sarà per tutti il giorno del Black Friday. Ma tanto, iscriversi alla newsletter non costa nulla, conviene sempre farlo. Quindi lì sono rimasta veramente
sorpresa, conviene veramente tanto. Ecco perché vi dicevo, sicuramente io ho la sensazione che anche i Pinali quest'anno farà il 35%. Io su Mulac ho acquistato, tanto per cambiare, ieri ho preso, ecco perché dicevo, sono gli ultimi ordini, ho preso perché lo volevo assolutamente provare, la crema, quella alla ciliegia, perché io adoro il contorno occhi, cioè quello il mio preferito. Ho comprato la crema e ho preso la cremina, quella per i brufoletti, che guardate, ultimamente ho degli sfoghi, vabbè. Quindi diciamo che veramente conveniva questo, e conviene alla fine questo sconto. Cioè io l'ho pagato intorno alla cremina da 28 euro che costa, l'ho pagato intorno ai 17 euro, 18 euro non ricordo, quindi cioè veramente Mulac ha sorpreso. Quindi sicuramente vi consiglio Mulac, vi consiglio di Mulac, vabbè, scontato le palette, le avete viste, io ce le ho tutte, quelle, cioè gli ombretti di Mulac mi piacciono veramente tanto, sono una delle mie formule preferite di brand italiani. Vi dico che io preferisco di poco Mulac rispetto a Nabla, li vedo soprattutto gli opachi sono più brusi, non sono secchini, perché Nabla purtroppo su alcuni matte hanno delle formule un po' particolari. Vi consiglio anche di Mulac il mascara Black Mamba, quello è anche top. E vabbè, la linea della skincare, quello sicuramente, soprattutto il nuovo olio struccante è veramente spettacolare, cioè strucca in 2 secondi. Se mi seguite anche sugli altri social, ho pubblicato un reel dove proprio mostravo il prodotto all'azione, cioè veramente in pochissimo, quindi quello dovete, se non l'avete ancora provato, lo dovete provare assolutamente. Quindi raga, questi sono i siti che vi consiglio, ripeto, Bio Boutique La Rosa Canina, Pinalli, appunto vi ricordatevi di, se avete dei punti, di usare appunto, di riscattare quello che è il buono, perché sono cumulabili con gli sconti attivi, Cult Beauty, Beauty Bay, e Mesauda e Mulac sono i siti che stanno facendo delle scontistiche veramente veramente top, che io non ho mai visto. Quindi cioè, tutto qua, era diciamo un video breve, se così lo vogliamo chiamare, pure sono passati quasi 20 minuti. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere, ovviamente tenetemi aggiornati su quello che avete acquistato, e nulla, ci vediamo al prossimo video giovedì, dove vedrete alla fine tutti i danni che purtroppo ho fatto. Vi mando un bacione come sempre e alla prossima.